L'uomo è una porta attraverso la quale, dal mondo esterno degli dèi, dei demoni e delle anime, voi passate nel mondo interiore, dal mondo grande al più piccolo. Piccolo è l'uomo. E interno, il mondo e l'universo, tra il finito e l'infinito. Esistono perché non ci sfuggano l'arte, l'universo, l'infinito. Sono varchi sacri. Dove la normalità è regola, la follia ama, la comunità è casa, le persone sono curiose, l'anima è quella di un bambino in ritmo, aiuta a capire, l'arte vive. Yanna, come posso attraversarti? In un paradosso. Vuoi entrare uscendo fuori da te stesso, contemplando la pietra che scavata ti conduce ad un lungo corridoio dove il buio chiede alla tua immaginazione di fidarti dell'infinito usando un solo strumento, l'arte. Parlerò dell'infinito. L'infinito è il mistero. È il desiderio di cielo inarrestabile. È il gioco. Il gioco, il gioco. No, il gioco. Non confonderti. Yanna, qual è la tua arte? La mia arte è la tessitura. Yanna, ma dove hai imparato? Non ho imparato. Sapevo come fare prima ancora di farlo. E il filo segna la strada entrando e uscendo da me. Nella storia dell'uomo, le tomus erano dei luoghi sacri. Ma quale porta, Yanna? Vedi una porta che ti porta alla porta. Attraversa la porta che ti porta attraverso, ma dove porterà la porta? Puoi entrare, uscire, uscire, non tornare, entrare, restare. Fallo senza paura di scoprire silenzio.